Non riesco a leggere i fondi di caffè. No, non credo a Matteo Renzi, è la quinta volta che minaccia di far cadere il governo. Quindi... Però, ecco, ripeto, io in questo faldone ho i temi della scuola, degli ospedali e del lavoro. Quindi non mi appassiona la bega Conte Renzi, onestamente. Allora, la salute prima di tutto. Però vi faccio l'esempio della Lombardia, che è rimasta chiusa per un mese e mezzo, responsabilmente, prudentemente. È tornata in zona gialla domenica, con i cittadini e i commercianti che stanno tornando a respirare da domenica, diciamo, dopo 4 giorni li richiudiamo tutti in casa con una situazione sanitaria sotto controllo, se ci sono zone a rischio, per carità di Dio, la salute viene prima di tutto. L'importante, l'abbia detto, è che se si invoca il modello tedesco delle chiusure, si invochi il modello tedesco anche per i rimborsi. Subito, cash, bonifico, sul conto corrente fino all'80% del fatturato dell'anno scorso. Però c'è anche il vostro governatore del Veneto, Zaia, che fra i... La situazione in Veneto è da tenere sotto controllo, quindi se servono misure rigorose a Belluno, a Treviso, a Rovigo, per carità di Dio. Ci sono situazioni in Italia, è il governo che si è inventato la zona gialla, la zona rossa e la zona arancione, giusto? Quindi ci sono zone dove c'è un rischio più forte, ci sono zone dove bisogna stare sempre attenti, però si può vivere. Ma secondo voi questo governo ci sarà ancora a lungo? Io spero di no, perché veramente di litigi e di beghe non se ne può più. Parlavo di scuola, teoricamente i nostri figli tornano a scuola il 7 gennaio senza che si sia fatto nulla sulle aule scolastiche, sul sistema di aereazione, sul trasporto pubblico, sull'assunzione di insegnanti, quindi mi domando che caos ci sarà agli ingressi delle scuole sugli autobus il 7 gennaio. Posso esprimere un desiderio a Babbo Natale? In panchina sia Conte che Renzi, perché gli italiani stanno vivendo un periodo difficile e non si meritano né Conte né Renzi. Ma cioè, in tutto questo, tra le decisioni, le restrizioni, i morti che aumentano, nel frattempo si parla di rimpasto. È follia, sono d'accordo con lei, è follia. Siamo il paese con più morti d'Europa e domani l'Italia è appesa allo scazzo, detto oxfordianamente, fra Conte e Renzi. Ma come finirà? Una previsione? Ma non mi interessa, non mi interessa. Pareggio. A me interessa che almeno il giorno di Natale le famiglie possano stare tranquille insieme.